poi ci sono anche altri brand con cui sto iniziando a collaborare che... Oh, ma che cazzo succede? Ma che... Ma cos'è? Un ponte levatoio? Mila iscritti dopo più o meno 2 anni, e tutto grazie a voi che mi avete supportato in tutti questi anni, grazie ai contenuti che ho pubblicato. Anche se devo dire che una cosa, tutte le volte che pubblico un video c'è tanta gente che vede il video e magari non lascia il like, e il like, ragazzi, è l'unica moneta di scambio gratis che noi youtuber vi chiediamo per poter supportare il video. Quindi, prima di iniziare questo speciale 30k che vuole ripercorrere 2 anni della mia attività, vi chiedo gentilmente di mettere il pulsantino del like, così che il video può essere pompato dall'algoritmo di YouTube e essere consigliato e io posso continuare a crescere. Pensate a quanta roba io faccio tutti i giorni gratuitamente, comunque il tempo di attrezzare, editare, tutto il resto, e a voi non costa nulla mettere semplicemente un like con un piccolo click del mouse. A molti questa cosa sfugge, è un piccolo gesto che può fare la differenza se un video può essere più o meno consigliato sulla home page di YouTube. Ricordatevi sempre, ogni volta che vedete un mio video, mettere sempre un like. Il mio canale YouTube più o meno è attivo da parecchi anni, ma solamente dal 2020 ho iniziato a fare le cose in un certo modo, studiando le parole chiave, cercando di capire come funzionassero i video su YouTube, anche se inizialmente usavo ancora il telefonino e non avevo neanche un microfono. Infatti l'errore che fanno molti youtubers dall'inizio è di fare un bel video e poi non si sente male perché gracchia o perché si sente lontano. Quindi investite sempre su un microfono, perché il suono è molto importante. Un video potrebbe anche non essere molto nitido da vedere, ma se si sente male, fidatevi, la gente poi lo skippa. Oggi vi parlerò dello starter pack, ovvero l'equipaggiamento indispensabile per potersi allenare in palestra. Quindi investire in un buon microfono è fondamentale. Poi col successivo aumento di follower e anche di introiti si può pensare di investire in una fotocamera. Io mi ricordo che passai da un telefonino a una Canon EOS M50 da più o meno 560 euro e adesso sto utilizzando una Canon EOS R6 da ben 3000 euro. Quindi già 4K a 60 frame al secondo per adesso per me è lo standard. Ma c'è voluto tempo per fare questo cambio, perché i primi video comunque erano delle pilloline, erano dei piccoli tutorial, non duravano neanche tanto e ne facevo anche parecchi. Allora oggi vi mostrerò come ci si setta su panca. Mentre per quanto riguarda gli Amarcord, che sono la serie che voi preferite, mi piace l'idea di avere qualcosa di bello, di interessante da mostrare agli altri. Nessuno youtuber lo fa gratis, lo fai per soldi, ma lo fai per le visual. Ragazzi, quale sarebbe il motivo di perdere del tempo a fare un video, editarlo, pagare un videomaker, fare la copertina, pagare quello che fa le copertine, perderci ore e ore di registrazione, stare lì a pensare a buttare giù una scena, fare dei viaggi con dei personaggi, dei creator? Ci sono delle inserzioni che compaiono ogni tanto nei video, sicuramente. Alla fine, se vai a vedere il piatto della bilancia, è tutto a vostro favore. E come sempre ribadisco, se mettete un like potete fare la differenza tra un video di successo e un video mediocre. I primi video ricordo che li facevo più o meno in verticale e non capivo che YouTube andava visto in orizzontale, perché sennò compaiono due bande nere. Non avendo avuto nessuno che mi dà una mano, un coach di YouTube, come posso esserlo io adesso per voi con questo video, era difficile capire come funzionassero bene le cose. Certo, poi uno va a vedere gli altri video che c'erano in giro. Io mi ricordo che quando ho iniziato nel 2017 a fare ancora i primi passi di YouTube, c'era Filippo D'Albero che aveva 10.000 iscritti e ho sempre detto un giorno arriverò a superarlo come iscritti. Poi lui arrivò a 30.000 e l'obiettivo di 30.000 per me era proprio il primo checkpoint che ogni youtuber si prefissa, perché più o meno nel fitness stavano tutti lì: Marcon, Master Wallace, Scheraggio era un poco più sopra. E allora mi ero messo sempre come obiettivo questa cosa, come nei massimali nella gara, no? Poter superare gli iscritti di un canale è come superare il suo livello di forza, no? Ho cominciato a fare gli Amarcord in massa il primo anno del 2020 e andavano come non andavano, perché ancora la gente non riusciva a capire cosa stessi facendo. Cioè, prima di capire che fosse una serie televisiva, una stagione, ce ne voleva. E poi erano tutti quanti con le scritte in sovrimpressioni. Poi col tempo ho deciso di eliminarle e fare direttamente il parlato. Molti sono affezionati alla sigla dell'epoca, che c'era la musica di Castlevania o le musiche di videogames in cui c'erano tutte le scenette della gara. Era un po' troppo lunga, poi spassai a quella lì di comando.
Non bisogna essere contro il cambiamento. Alcuni mi dicono: Domi, nel tempo sei cambiato, ti sei ridimensionato. A me piace provare cose nuove, perché poi mi stufo a fare sempre le stesse cose. Anche avessi un format di successo che fa tante visual, se quel format dovesse cominciare a stufarmi, smetterei di farlo, perché devo prima di tutto divertirmi anch'io a fare le cose. Non deve essere sempre un contenuto fatto per altri. Ci sono richieste che ho deciso di fare, come dei video che facevo all'epoca contro Master Wallace e Scheraggi, che mi dissero: cosa ne pensi di... E quei video fecero molto successo e furono scambiati per dei dissing. Erano delle questioni personali che avevo con alcuni personaggi e li ho raccontati. Però ebbero un grande successo e fu quello che dal 2020, che era una linea piatta, mi fecero andare su con l'algoritmo. E ricordo anche che ebbi tantissime richieste di coaching. Non tanto perché il video in sé richiamava il coaching, ma perché YouTube mi mostrava più utenti e tanti utenti, vedendo i contenuti che avevo già pubblicato, che erano rimasti nella nicchia, decisero di affidarsi a me. Poi nel tempo mi sono scontrato con vari personaggi, Marco PT, Nicolas Rubini e tanti altri, senza stare qui a fare un elenco. Quindi diciamo che il 2020 è stato l'anno in cui ho fatto più dissing dal punto di vista delle questioni personali che avevo con certe persone, mentre il 2021 è stato più l'anno delle video reaction. Ho cominciato per esempio a recensire video di altre persone e a quel punto è stato un successo, come quando ho colpito Multiversa, Danny Lazzarin, Noah e compagnia bella. Quindi ho scoperto di avere anche una certa vena comica, anche senza per imitare certi personaggi, e la gente si è intrattenuta sempre di più. E tutto questo ha decretato il successo anche del mio personaggio. Al momento posso dire che secondo me un buon 50% dei miei followers saranno tutta gente interessata alle video reaction e quello che penso degli altri. Un altro 25%, o anche un buon 30%, sarà sicuramente interessato al powerlifting, anche se il canale non l'ho mai incentrato su quello. E un altro buon 25% non pervenuto e mi interessa un po' di tutto. C'è gente che addirittura mi ha scritto: non mi interessa il powerlifting, non mi interessa quello che scrivi, ma non riesco a smettere di guardarti. C'è gente che addirittura, nonostante gli stia antipatica, per qualche strano motivo continua a seguirmi. Mi vedono più come un cantastorie, come un narratore. E a me effettivamente piace narrare delle storie, mi piace narrare degli sconti, piace narrare, come negli Amarcord, la mia vita. E questo fa appassionare le persone, anche persone che magari sono lontane da questo mondo. Per cui sono stati 2 anni molto intensi. Alla fine ricordo che nel 2020 avevo 1600 iscritti, quando ho iniziato a fare le cose in un certo modo. Adesso che siamo a metà 2022 sono quasi a 31.000 iscritti. Come ogni estate ci fu un calo. L'anno scorso mi lasciai un po' andare perché ero sempre in trasferta, era difficile girare dei video in casa, quindi molti video furono più diradati. Anche all'epoca ci fu qualcuno che disse: sei finito, non stai in calo. Quest'anno uguale, c'è stato un altro calo negli ultimi mesi per quanto riguarda luglio-agosto, e c'è sempre qualche hater che dice: sei finito, sei venduto. La differenza quest'anno è stata che ho cominciato a fare delle partecipazioni con alcuni sponsor, come gli integratori con la NutriMuscle, Power Gear già ci collaboravo, e quindi è abbastanza normale che col passare degli anni uno cominci a diventare appetibile con un po' di sponsor. Non ci vedo niente di male, ragazzi, considerando che... cioè, col tempo le cose cominciano a salire e uno comincia a essere... Oh, ma che cazzo? Ma che sta succedendo? Ah, dimenticavo. Parlando di sponsor, vi devo parlare del mio nuovo tavolo motorizzato, che è una gentile offerta dell'azienda FlexiSpot, e si può acquistare dal loro sito flexispot.it, che vende tutte scrivanie regolabili in altezza con piani di lavoro diversi e vari optional e gadget come volete voi. E questo telecomandino decide quanto il tavolo può alzarsi. Per esempio adesso io lo porto in posizione straelevata, c'è un motorino elettrico sotto che praticamente gli permette di sollevarsi, ed è attaccata alla presa di corrente, che adesso riporteremo in posizione più bassa. Se uno volesse memorizzare 2 altezze diverse, qui c'è l'omino in piedi e l'omino seduto, basta fare così. Supponiamo di metterlo a questa altezza, diciamo M e mettiamo così, memorizzato. Mentre per la seconda riportiamo più basso, come stavo prima io per esempio, e adesso facciamo M numero 2. Ora che succede? Io premo 1 e il tavolo va da solo all'altezza desiderata. Magnifico, non è vero? Premo 2 e il tavolo ritorna giù. Voi direte: ma a che serve alzarsi e abbassarsi? Beh, io dovrei sempre stare a alzare la poltrona o dover alzare il mio schermo. Potrei anche lavorare in piedi. Insomma, si presta a tante opzioni. Questo piano di lavoro viene spedito separatamente, infatti l'ho scelto di questo colore, e tutto il fulcro sono questi 2 gambali enormi, che sono anche abbastanza pesanti da spostare, che servono proprio a elevare il tavolo. Poi, in ultimo, ma non per questo meno importante, ho messo questo gadget in più, che si aggrappa incastro, che
c'è anche una tipo C e una USB che serve per attaccare tutte le prese di tutti i componenti, i computer che potete mettere sopra il tavolo. Poi anche qui c'è una presa di tipo USB, posso collegare e ricaricare qualsiasi apparecchio. Insomma, la scrivania perfetta per quello che utilizzo io, gaming, streaming o per il lavoro. Flexispot.it, lascio il link in descrizione se vi interessa, la qualità si paga, ragazzi. Ora, l'ultimo acquisto della casa, per esempio, è stato questo joypad arcade stick, quindi posso giocare comodamente in piedi, come se fossi in sala giochi. Mi basterà mettere un gioco, qualunque esso sia, e io comincio a giocare. Invece se voglio tornare in posizione seduta, mi metto sulla mia poltrona e gioco da qui. Sopra questo tavolo abbiamo un schermo LG 27 pollici 4K che uso per vedere film, per giocare, anche per lavorare. Un PC portatile della Microsoft, Surface Go, che uso per fare le programmazioni, anche a distanza. E poi vabbè, il joypad e il pad che avete visto prima con cui mi diletto del retro gaming. In camera mia ho la palestra e ho anche il PC, quell'altro più grosso, con cui faccio le dirette streaming. Qualcuno ultimamente si è scandalizzato per il fatto che io abbia fatto queste marchette sul mio canale. A parte il fatto che, come ho già detto, non ci saranno spot invasivi, perché se uno paga premium non vuole vedere spot ulteriori come fanno altri, quindi non vedrete io che prendo lo shaker, metto lo scoop dentro, lancio in aria o magari metto i barattoli e faccio altre cose, se non per un video dedicato all'alimentazione come ho fatto negli ultimi. In quel caso ci sta. Per contratto non devo ovviamente far nulla se non uno spottino che ho lasciato solo alla fine e chi più si può anche skippare, per cui non c'è niente di male. Io non ero mai stato contro gli integratori, ero contro l'abuso, ero contro alcuni integratori, ero contro quelli che mangiavano magari solo integratori e non pensavano all'allenamento. Ma nel mio caso, tanto che comunque prendo adesso un quantitativo abbastanza pesante di integratori, può fare la differenza, magari a certi livelli di agonismo. Invece adesso che sto mangiando pulito, non tutti i prodotti si trovano a tavola. Non devo stare a rispondere a ogni persona della mia scelta, perché è la mia vita, YouTube è un'azienda, ricordatevi che è un lavoro. Non mi sento di dovermi giustificare con persone, degli haters e tutto il resto. Continuerò a fare video che ovviamente sono di vostro gradimento. Quello che non dovete capire però è che il motivo per cui molti video non ci sono più come prima non è perché ho smesso di farli, ma perché il numero di video sono sempre quelli al mese, più o meno 8 ne faccio, no? A parte le live. Però se comincio a fare video con più personaggi o magari faccio più video nell'arco di un mese, tipo catena di montaggio, è normale che alla fine qualche video ritarda a uscire. Ma questo non vuol dire che è cambiata la regia. Magari prima facevo più video simili frequentemente, adesso li faccio un po' più raramente. Bisogna avere pazienza, ragazzi. Se voi apprezzate la mia persona, la mia trasparenza, la mia disponibilità, che attualmente è comunque superiore alla media degli altri, perché non tutti rispondono ai commenti, non tutti mettono i cuoricini, non tutti stanno lì anche a supportare su Instagram. Attualmente sto usando Telegram per quanto riguarda i messaggi personali per il coaching online. Le mail le vedo, ma molte volte lo spam, preferisco che mi contattate o su Instagram o su Telegram. Uso Instagram direttamente per gli aggiornamenti, mentre YouTube lo uso solo per i contenuti, quelli un po' più importanti. Questo qua alla fine non è un video che porta contenuti, è una sorta di checkpoint, perché ho sempre voluto arrivare a un tot iscritti che è 30.000, e quindi mi sembrava giusto ringraziarvi per la vostra pazienza, il vostro supporto e tutto il resto. Non è vero che non mi arrabbio mai, perché anche io a volte perdo la pazienza. Il termine giusto sarebbe resilienza, no? La capacità di dover sopportare i vari stress, vari attacchi e continuare ad andare avanti. Mentre Marco Pitti diceva, io ho fatto la resistenza invece contro tutti quelli che mi accusavano, mi attaccavano, dovevo bannarli tutti. E infatti diceva lui, non riuscivo a capire come tu potessi ancora andare avanti. E alla fine ho perso anch'io la pazienza, in un certo senso, perché sentirmi dire video di merda, oppure non sei più come prima, venduto, solo per aver preso una strada che alla fine non è niente di male, cioè avessi annunciato di passare al lato oscuro, al doping, alla fine la gente rosicherà sempre, magari qualcuno non gli va giù che ci sto mangiando. Ma ve ne dico un'altra, io fra qualche settimana filmerò per la Fitness X dei videocorsi, tra l'altro anche con Marco PT e Forense, ma saranno dei videocorsi a pagamento in cui snocciolerò cose che magari su YouTube non posso dire o non ho detto abbastanza. Quindi l'evoluzione non è mai una cosa sbagliata se è una cosa che ti porta a migliorarti. Alcuni magari hanno paura del cambiamento. Io ho paura più che altro di crescere troppo velocemente e poi magari non riuscire a rimanere con i piedi per terra, ma in questo caso le cose sono andate tutte abbastanza graduali, anche se in 2 anni sono passato da 1600 iscritti a 30.000, quindi il salto è stato abbastanza grande. Ammetto che qualche volta ho peccato di superbia, qualche volta ho pensato di essere arrivato. Poi
poi arriva l'estate, gli ascolti calano, la gente ti segue meno e ti riporta con i piedi per terra. Quindi questo periodo lo vedo un po' come una sorta di dieta disintossicante, no? Mi sono anche un po' staccato da YouTube Studio, non sto più a guardare lo share, però confido che con le prime video reaction che ritornerò a fare, con l'arrivo dell'inverno, la gente tornerà su YouTube e torneremo a farci discutere di nuovo. Per le collaborazioni, ovviamente, adesso non sto più facendo video con nessuno, se non con quelli con cui già ho collaborato. Con Callà le cose sono ferme al tal punto che aspetterò prima che faccia la sua gara e poi vediamo se vorrà concludere la trilogia con lo stacco da terra. Per il resto, continuate a supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un like, come ho detto è la moneta di scambio per decidere se un video sia bello o brutto. Commentate, ditemi cosa ne pensate di tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme. Qual è il vostro video che vi è piaciuto di più? Qual è il video che vi è piaciuto di meno? Anche se ho già capito che quello dell'integrazione non è stato gradito. Ma l'importante è dire le cose con educazione, senza offendere, perché questo lavoro, ragazzi, io ci perdo del tempo, pago delle persone per editare ed è molto offensivo per me sentirmi dire video di merda, non fare più video così. Questo non lo permetto a nessuno. Infatti la mia politica d'ora in poi sarà molto meno democratica e sarà tolleranza zero. Quando ci sarà qualcuno che offende, io piuttosto che fargli la battuta cancello il commento, me ne frego se l'algoritmo lo vede come una cosa in più o meno. Non ho più tempo di lì a intossicarmi con gente che non merita neanche più il mio rispetto e le mie risposte. Offendete me ma non il mio lavoro, perché ci tengo. Quindi grazie ancora per tutto il supporto, un saluto e al prossimo video. Dopo aver visto questo video scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto MM_DUM64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto DUM64, senza le iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito.